La registrazione è avviata. Buongiorno a tutti. Oggi si riunisce, oggi 21 ottobre 2020, si riunisce la Commissione Lavori Pubblici in modalità videoconferenza. L'ordine del giorno è il seguente. Al punto 1, approvazioni verbali. Al punto 2, lavori al sistema fognario di Via dei Plateni. Al punto 3, Isola ambientale e programma riqualificazione del quartiere di Villa Certosa, in particolare stato dell'arte riguardo il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 dell'amministrazione Roma Capitale. E ci sono poi tutte le specifiche sugli interventi della Ragioneria e sull'isola ambientale riqualificazione di Via Certosa, Via degli Angeli, da Via Tor Pignattara a Via dei Savornian. Il quarto punto è varie ed eventuali. Passiamo ora all'appello dei consiglieri. Allora, consigliere Belluzzo Cristian. Presente. Consigliere Cosimo Puliti. Sì. Presente Corrado, eccomi. Presente. Buongiorno, eccomi. Consigliere Pietro Rossi, la vedo collegata. Eccolo, buongiorno a tutti. Presente. Consigliere Arnaldo Vece. Buongiorno, presente, sono qui. Grazie, e vedo collegata e do il mio buongiorno alla consigliera Maura Lostia. Eccoci. Buongiorno a tutti, eccomi presente. Allora, la commissione è validamente costituita. Do la parola al presidente Cristian Belluzzo. Grazie. Grazie Corrado. Allora, andiamo a leggere l'ordine dei lavori. Punto 1, approvazione verbali. Punto 2, lavori al sistema fognario di Via dei Plateni. Punto 3, isola ambientale e lavori di riqualificazione del quartiere di Villa Certosa, in particolare stato dell'arte riguardo il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 dell'amministrazione Roma Capitale, Ragioneria, codice unico intervento QL 02438 87 505 86 20 2225 QJ8 7H19004364. Descrizione dell'intervento: isola ambientale di riqualificazione Villa Certosa, Via degli Angeli, da Via Tor Pignattara, Via dei Savornian, responsabile del procedimento Conte Andrea, importo annualità 500.000 euro, importo intervento 500.000, finalità tabella 1, MIS, livello di priorità 2, conformità urbanistica, sì, verifica vincoli ambientali, sì, livello di progettazione tabella 2. Uno. E a questo punto diciamo che ti chiederei gentilmente, Corrado, se puoi anche registrare l'ingegner Umberto Colitti di Acea, che vedo che è già. Fatto, presidente, l'ingegnere è stato Sì, già sono presente. registrato. Buongiorno. Buongiorno, ingegnere. Grazie, ingegnere, buongiorno. Così ti volevo chiedere una cosa, Corrado. Hai visto a che punto siamo con i verbali? Sì, ci sono un po' di verbali da approvare. Va bene. E ovviamente, dato che abbiamo già l'ingegnere Umberto. Nell'eventualità li possiamo, Presidente, dico nell'eventualità li possiamo leggere più tardi. Sì. Adesso Quanti sono? glielo dico un attimino. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verbali. Ok, grazie. Sì, io direi intanto di iniziare, sicuramente approfittiamo della presenza dell'ingegner Colitti di Acea per chiedergli qualche cosa, insomma, per lo stato dell'arte o quelli che saranno i lavori fognari di Via dei Plateni, in maniera che poi lo possiamo anche, diciamo, liberare e può tornare, insomma, al suo
suo lavoro. Quindi, buongiorno ingegnere. Da dove vogliamo cominciare? Lavori in generale, via dei platani, quello che è stato fatto, quello che si dovrà fare? Sì, un po' dunque, noi abbiamo avviato un cantiere e che adesso è concluso, come probabilmente saprete o molti di voi sapranno, all'incrocio circa con via Palmiro Togliatti, perché partiamo da prima, facendo le video ispezioni avevamo visto dei punti di cedimento della fognatura un po' più a monte tra via delle Seconde e degli Ontani, per cui abbiamo fatto fare anche un esame gravimetrico del terreno per valutare la presenza di sgrottamenti causati o anche non causati dalle rotture della fognatura, per cui precauzionalmente si è disposto suggerimento, comunque il municipio ha disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti, no? Tant'è vero che sono state deviate alcune linee ATAC, cioè come probabilmente saprete. Dopodiché abbiamo continuato le indagini sulla fognatura e completando queste indagini nel corso dell'estate è venuto fuori a fine estate un tratto di fogna lì in fondo all'incrocio via Palmiro Togliatti, dove era proprio crollata la volta, quindi c'era anche un rischio abbastanza plausibile di voragine. Siamo intervenuti lì, abbiamo ripristinato circa 10 metri di fognatura, non vi nascondo con diverse difficoltà legate al fatto che il lavoro era di per sé abbastanza complesso, poi è stato pure accompagnato da quel periodo verso la fine di settembre, come forse ricorderete anche i primi di ottobre, in cui ci sono stati frequenti temporali, e questo col cantiere in corso ha creato problemi, ovviamente, perché nel momento della cantierizzazione la fogna era un po' per ovvie ragioni lavorare a pieno regime, per così dire. E questo quindi ci ha creato un po' di difficoltà, ci sono stati anche dei problemi un po' con alcuni frontisti, delle tensioni per così dire, che comunque sono state alla fine direi ben governate anche dall'impresa stessa, che insomma ha messo in atto tutto quello che poteva mettere in atto, perché è stato un dispiegamento di mezzi direi imponente e anche molto oneroso, però sono stati messi in atto bypass, gruppi elettrogeni, canal jet per aspirare dai pozzetti anche di allaccio dei singoli allacci quando c'erano momenti di pioggia particolarmente intensa. Insomma, è stato un lavoro che teoricamente per 10 metri di fognatura avrebbe potuto essere più semplice, più rapido, ma è stato piuttosto laborioso. Comunque quello adesso è stato completato. Il prosieguo della lavorazione invece è quella più impattante, perché c'è un tratto di fogna tra via delle Sequoie e via degli Ontani che presenta una rottura sul fianco, sono venuti giù dei mattoni ed è appunto la zona dove ci potrebbe essere un po' di asportazione anche del terreno. Il problema di questa fogna è che il tratto da ripristinare si trova a profondità direi non umane, perché viaggia intorno ai 9 metri, anche 10 metri di profondità stradale. È una fogna probabilmente che è scattata a suo tempo scavata in galleria, pensiamo, però insomma è difficilmente accessibile. Quindi si stava impostando un progetto che ancora si sta valutando con micropali, con paratie di micropali per scendere a profondità notevole, soltanto che continuando le video ispezioni, che anche quelle non sono facili perché il tratto della discesa di Via dei Platani presenta una serie di pozzetti di salto, alcuni dei quali senza il chiusino, cosiddetti pozzetti ciechi, quindi non è facile accedere per fare le video ispezioni con la telecamera. Comunque, accedendo a uno di questi tratti, abbiamo trovato un tratto di circa 20 metri, in corrispondenza esattamente dell'incrocio con Via delle Sequoie, tra due pozzetti consecutivi, che è completamente privo del rivestimento in mattoni.
Adesso su questo punto devo dire le opinioni divergono tra, anche tra l'impresa, tra noi della direzione dei lavori. Se qualcuno dice no, ma lì i mattoni c'erano e sono venuti via, qualcun altro, me compreso, sostiene che lì probabilmente la fogna è stata scavata in galleria, è stato trovato un terreno particolarmente compatto, perché lì probabilmente abbiamo un terreno di caratteristiche, almeno così a vista, ma faremo degli esami su questo, di caratteristiche tufacee, circa cappellaccio giù di lì, e presumiamo che forse sia stato in illo tempore deciso di lasciare la fogna così, come una come posso dire, una galleria naturale, senza rivestimento e mattoni. Ora, ovviamente, avendolo però constatato, stiamo valutando come intervenire. E per cui, cercando di stringere adesso il discorso, preannuncio che in prima battuta dovremo chiedere un'estensione di quell'indagine gravimetrica che avevamo fatto a giugno e che avevamo fatto tra Via delle Seguoie e Via degli Ontani, perché non conoscevamo lo stato di questo tratto di fronte all'incrocio Via delle Seguoie, la dovremo estendere anche per un ulteriore 50-100 metri più a monte. È un'indagine, quella non è un'indagine, come dire, è un'indagine strumentale, insomma, non è c'è da scavare o altro, serve per valutare la consistenza, la compattezza del terreno sotto al piano stradale, per verificarne diciamo pure l'affidabilità. Faremo magari anche qualche carotaggio in quella tratta. E si sta un attimo rielaborando il progetto, perché sempre tenuto conto delle profondità e tenuto conto della lunghezza, visto che c'è quest'altro tratto che dicevo non rivestito, pensare di fare tutta una paradia di micropali comincia a diventare non solo oneroso, ma poi impattante in termini di disagio, ovviamente, per i frontisti, costi dell'intervento e tempi, durata dei tempi. Allora, devo dirvi, su questo stiamo ancora facendo delle considerazioni per valutare anche altre soluzioni con tecnologie diverse, magari no dig, magari senza scavo, con micro tunneling, cose di questo genere, per i quali stiamo sentendo alcune imprese specialistiche. Questa è la situazione. I tempi sarebbero stati lunghi comunque, perché già avevamo previsto quando quest'estate abbiamo fatto le riunioni del municipio, che quando si fosse partiti con la paratia di micropali il tempo si sarebbe valutato, direi, quasi in semestri, cioè parlavamo di almeno 8 mesi o 10 per terminare il tratto tutto in micropali. Adesso, visto che il tratto in micropali si allungherebbe, dovendo comprendere anche questo tratto di cui vi dicevo che è privo di rivestimento, stiamo cercando di valutare, come vi ho detto prima, opzioni diverse che potrebbero può abbreviare i tempi, magari, o comunque non allungarli ulteriormente, e anche cercare di comprimere leggermente i costi. Certo, l'intervento sarà comunque oneroso e lungo. Certo. Se volete, vi posso rapidamente far vedere anche una planimetria che abbiamo redatto, che la condivido. Sì, grazie. Un attimo, Presidente, alle 9:15 ho registrato la presenza del consigliere Veglianti, se gentilmente può rispondere all'appello, grazie. L'ho intravisto un attimo. Sì, sono presente. Okay. Eccomi. Grazie consigliere, 9:15, grazie. Prego, Presidente. Ok. Ecco, non so se vedete adesso. E ancora no. Io ho condiviso lo schermo, dovrebbe essere visibile a voi? No, non lo vediamo. Ah, e come mai? Ma prima vedevate me? Sì, la vediamo già, sì, la continuiamo a vedere, insomma. E allora significa che forse non si riesce con un tipo di collegamento. Vabbè, comunque è inutile continuare. Era per far vedere graficamente quello che vi dicevo, cioè i tratti, sostanzialmente i tratti di fogna sui quali intervenire sono compresi tra Via delle Seguoie
e via degli Ontani. Non avevo dimenticato di dire una cosa importante, che comunque parte questi interventi con scavo, con paratie di micropali, con microtunnel, che adesso stiamo cercando di mettere insieme tutte le informazioni appunto per arrivare al progetto conclusivo. Tutto il resto della fogna, e probabilmente questo si avvierà invece prima, per tutto il resto della fogna, praticamente da via dei Frassini fino a Viale Palmiro Togliatti, con esclusione dei tratti di fogna che, come dicevo, dovranno essere proprio ricostruiti, ma per tutto il resto della fogna si sta predisponendo, è previsto la realizzazione di un relining, cioè di una calza in vetro resina per consolidarla, perché comunque anche laddove la fogna non ha cedimenti, non ha quei parziali crolli che vi ho detto prima, tutto il resto della fogna è comunque dissestato, e quindi il rivestirlo con la calza e vetroresina servirà sia a prevenirne ulteriori dissesti e quindi poi magari anche l'asportazione di qualche elemento, di qualche mattone, cioè intervenire prima che si arrivi al punto di non ritorno, e anche a garantirne un'impermeabilità, perché in alcuni punti magari si è eroso il fondo, ci potrebbero essere anche delle permeazioni dalla fogna che invece vanno eliminate. Quindi la calza grosso modo verrà realizzata per circa 300 metri in più tratte, ma sono circa 300 metri che devono essere realizzati con la calza, risanati anzi meglio con la calza. E i restanti 30-40, adesso vediamo un po' come riusciamo a fare tra micropali, microtunneling o altri interventi, dovranno invece essere ripristinati del tutto. Quindi diciamo la parte quella con la calza non prevede degli scavi veri e propri, forse? No, non ci sono scavi, ci sono praticamente sono interventi, chiederemo sempre autorizzazione, perché certo, minimo impatto col traffico, cioè si deve aprire un pozzetto, si deve aprire il chiusino, si deve installare un cantiere, però poi sono interventi rapidi. La calza, una volta che si fa il cantiere vicino al chiusino, si scende, si fanno questi che vengono chiamati lanci, cioè tratti di 50, 80, anche 100 metri, se si riesce alla volta. Ci vuole, magari, non so, per fare un tratto di 50 metri, una giornata sana, perché si spinge questa vetroresina, poi ci vuole del tempo, perché deve essere fatta indurire con i raggi ultravioletti, quindi deve passare un carrello dentro la fogna con raggi ultravioletti che scalda e indurisce la calza, e questo avviene in tempi relativamente lunghi, perché il carrello deve procedere lentamente, però insomma sempre molto più brevi rispetto ai tempi che ci vogliono per scavare una fogna. Insomma, parliamo di due giornate di lavoro con un cantiere al centro strada, quindi di impatto anche relativamente modesto, e via. Questa è una parte del lavoro che verrà avviata prima. Adesso infatti stiamo per ordinare, o forse sta ordinata la calza, che in genere ci mette un certo tempo ad arrivare perché arriva dall'estero, e poi si comincerà a fare questi interventi, mentre magari va avanti sia la progettazione, sia le fasi preliminari, anche quell'indagine gravimetrica e qualche carotaggio sul terreno all'incrocio via delle Seguoie di cui vi dicevo poc'anzi. Ma diciamo, potrebbe però anche succedere magari che su questi circa 300 metri poi si trova qualche altra rottura ancora. Guardi, questi che abbiamo detto che facciamo con la calza sono stati tutti quanti video ispezionati, quindi altre rotture, cioè, a meno che non abbiano un crollo in queste settimane, ma insomma spero di no, non ne vedrei la ragione. La situazione dove abbiamo programmato di fare la calza, e dove l'impresa sta ordinando, forse ha già ordinato la calza, è perché già è stata visionata la fogna, e quindi si sa che si può risolvere con la calza. E invece dove non si può risolvere con la calza, appunto, dovremmo intervenire diversamente. Corrado, puoi prendere il nome di Fabio Schiuma Sabatani, consigliere? C'era Corrado? No, scusate, non avevo acceso il microfono. Dicevo che, per interrompere il dottor Colitti, nel momento in cui si è collegato il consigliere, ho preso la presenza, se gentilmente facciamo se gentilmente ok, può accendere la telecamera. Perfetto. Okay. 9:28, grazie consigliere Sabatani. C'è anche il consigliere Paolo Manzon? Sì.
Paolo sì, Marzon, sì. Che è il signor Paolo Marzon, se gentilmente possiamo fare il riconoscimento. Signor Marzon. Buongiorno Corrado, non si sente nulla però. Mi sentite voi? Sì, sì, no, lo vediamo anche Manzon, lo vediamo. Non so se tu lo vedi. Sì, sì, no, il consigliere lo vedo. Ok, allora okay. C'era il consigliere invece che aveva alzato la mano. Scusate, una sola cosa volevo chiedere al consigliere perché stavo facendo il verbale. Sabatani è entrato alle 9.28, lui 9.25 o 9.28 insieme a Sabatani? Sta ripetendo a me, va. Attacco alieno. Che ha il microfono, ecco, chiude, grazie. Ma che stai curato, chiediamo meglio dopo. C'è un po' di confusione. Sì. C'era il consigliere invece che voleva sì. Fare un voleva dire qualcosa. Prego. Grazie Presidente. Scusatemi, chiedo la possibilità di fare una piccola variazione sul tema solamente per chiedere, approfittata della presenza dell'ingegnere per chiedere una piccola cosa. Siccome lì a Via dei Platani, quando piove, succede che tutta l'acqua piovana si incanala per Via dei Platani, poi devia sulla sinistra, su Via degli Ontani, e finire a formare un lago all'unica traversa lì vicino, Via delle Gensie, che praticamente sono decenni che si forma questo lago non essendoci una caditoia, una fogna, niente. È possibile in qualche modo riuscire a sanare questa situazione? Se si può intervenire in qualche modo? Guardi, allora, se parliamo di caditoie, lo sapete, è una questione che deve essere affrontata dal municipio o eventualmente dal Dipartimento Simus, e sono strade di grande viabilità, lì non credo siano grande viabilità nessuna. Questo che lei dice, immagino sia, potrebbe essere insomma, non, dovuto appunto a magari l'ostruzione o il mancato funzionamento comunque delle caditoie di Via dei Platani, che non ricevendo, poi Via dei Platani è in forte pendenza in quel tratto, io lo immagino che quando piove, non mi ci sono mai trovato in questi giorni sotto il cantiere quando è stato il temporale, però infatti mi hanno anche riferito che oltre all'acqua che arrivava in fogna e che avevamo difficoltà a smaltire, come dicevo prima, perché ci avevamo in corso in essere il cantiere, quindi c'era quello che ci poteva essere, e poi arrivava proprio un fiume di acqua di scorrimento anche sulla strada. Questo adesso io non è che ne abbia presa visione, ma in genere se succede questo appunto è perché magari le caditoie non ricevono. E poi probabilmente con Via degli Ontani ci sarà un problema di pendenze stradali che deviano in là. Io questo noi come ACEA adesso nell'intervento faremo, non glielo potremo risolvere, eventualmente bisognerebbe vedere, ovviamente ricollegheremo le caditoie, cioè, ma se vanno finite, disostruite, eccetera, dovrebbe il municipio intervenire. E magari, anzi, questo si dovrebbe anche fare subito. La ringrazio, mi scusi l'intervento. No, no, figuri, sono problemi. Grazie, buona giornata. A voi. Grazie consigliere. Io sono ancora qui, mi dica lei, Presidente. Sì. Le volevo chiedere una cosa, quindi diciamo che orientativamente quindi la parte quella più impattante, quella con micropali o tunneling, diciamo, potrebbe durare insomma più di sei mesi i lavori. Sì, sicuramente sì. Non so se magari lei, facendo sempre questo tipo di interventi, è a conoscenza, se, perché questa cosa comunque procurerà sicuramente
dei danni, insomma, sia ai frontisti che ai commercianti in zona, sono abbastanza seri. Sa se ci sono delle possibilità per loro per avere un aiuto, insomma, in qualche maniera per il disagio della situazione, come è possibile che possano ricorrere, magari è capitato, e anche se magari esula delle sue competenze, insomma. Sì, guardi, noi abbiamo avuto interventi similari recentemente in altri municipi che sono durati a lungo, proprio perché adesso a cosa, a che tipo di sostegni lei si riferisca, però insomma da parte di Acea no, c'è il compito è quello di ripristinare la fognatura, e certo i disagi ci sono, però d'altra parte non ripristinandola spesso non è il caso di Via De Platani, ma nell'altra zona eravamo stati invece chiamati in causa sempre dai frontisti perché si erano allagati, quindi certo. Eravamo stati chiamati e lì sì era una responsabilità nostra, sicuramente poteva essere una responsabilità nostra se c'era un danno alla fognatura. Dopodiché il cantiere c'ha la sua durata, perché poi a parte quel cantiere a cui mi riferisco che è durato molto, si è trovato pure a cavallo dell'inizio dell'emergenza Covid, quindi con tutta una sorta di risettaggio delle procedure di sicurezza che comunque già per un cantiere del genere sono abbastanza stringenti e vincolanti. Ok. E senta, noi non so se qualcuno ha qualche altra domanda per quanto riguarda i lavori su Via dei Platani, e altrimenti io volevo anche approfittare per chiederle una cosa, se magari ricordava. Io volevo chiedere. Sì, ok, ora ti lascio la parola. Riguardo via Fausto Pesci, ma sentiamo un attimo cosa dice il consigliere Veglianti. Prego, Veglianti. Vabbè, una infatti la stai annunciando te adesso, perché già sì, volevi chiedere la stessa cosa. No, in realtà diciamo volevo chiedere appunto a che punto stavamo a via Fausto Pesci, perché poi con l'ingegner Colitti ci siamo conosciuti a suo tempo, nella passata consigliatura, proprio in relazione. Altre disavventure, via Dulceri e via dicendo, sì, esatto. Ricordo bene. Altri incubi, diciamo. una cosa, il fatto, come giustamente anche hai sottolineato, il fatto che appunto una fogna si trovi a 10 metri, ma da questo punto di vista infatti è anomalo, perché solitamente sta intorno ai 5-7 metri, che io sappia, insomma, che io ricordi. Ma a questo punto non conveniva forse, come dire, cioè realizzarne una nuova a una quota più alta e più bassa? Guardi, non è escluso, perché adesso infatti per il motivo, per quello che dicevo prima, che noi pensavamo di partire prima col lavoro perché pensavamo di fare solo un tratto, poi non so se ha sentito, poi abbiamo verificato quell'altro tratto privo di rivestimento fra due pozzetti di salto che non eravamo riusciti a vedere con le prime video ispezioni, e tutti questi dati sono molto pronti, tant'è che stiamo riconsiderando il progetto per vedere se fare, invece che magari tutti i micropali, farne solo una minima parte per realizzare dei pozzi e non tutto quanto la trincea di scavo, e poi fare del micro tunneling. E nell'ambito di questo progetto stavamo proprio riconsiderando anche con i colleghi dell'esercizio delle fognature di verificare la possibilità di realizzare la fogna un pochino meno profonda, perché sì, la stessa cosa ce la siamo posta noi. Ora, al di là del fatto che siamo sul tratto pendente di Via dei Platani, dove ci sono tutti quei salti, quindi è inevitabile che fra un salto e l'altro ci sia... Da una parte la fogna parte più profonda, poi diventa più superficiale e poi fa il salto, quindi ci stanno questi tratti inevitabilmente più profondi. Però questa è la stessa cosa che ci siamo detti noi, viaggia a delle profondità disumane. Io non so se in passato, perché quella è una fogna vecchia nel senso che deve essere dei primi anni 50, secondo me, perché insomma il tratto più a monte di Via dei Frassini, di cui c'è una planimetria in archivio e che è più recente, perché si vede più recente anche come fattura,
e la planimetria è datata, se non sbaglio, 1959 o 60, quindi significa quella da via dei Prassini a via Palmiro degli Atti, che poi all'epoca non c'era ancora via Palmiro degli Atti e c'era, credo, giù la Marrana, e era antecedente. Ora, non lo so, può darsi pure che ci siano state poi delle variazioni un po' di quota stradale, ma non credo così tanto da giustificare una profondità di 10 metri. È la stesa cosa, la stessa quesito ce lo siamo posti noi e vogliamo verificare se si può realizzare più alto, anche perché, dicevo, non sembra che gli allacci siano dei fabbricati siano così profondi, cioè i fabbricati ci hanno spesso un piano scantinato, ma direi non più di uno per quello che abbiamo visto, insomma non ci abbiamo situazioni di piani tanto profondi da giustificare, ora a parte piani sottoterra, a quel punto si potrebbe pure dire tu la parte dei piani bassi te la sollevi e non so io che con la pugna vada a 10 metri, però insomma è una cosa che stiamo valutando, ecco, questo sicuramente. Poi le faccio un'altra domanda rispetto a un'altra area, diciamo, del territorio. Per quanto riguarda via Fausto Pesci, vi do la parola a Cristiano. Via Fausto Pesci, ho visto che pure il Presidente voleva fare... Stiamo proseguendo con gli allacci. Io adesso vi potrei dire quanti ne abbiamo realizzati, perché però non ce l'ho sotto mano, devo ritrovare il dato. Però insomma abbiamo anche una richiesta di licenza in corso per realizzarne altri... Diciamo che tutte le richieste che sono state via via perfezionate, perché prima vengono esaminate dal nostro ufficio preventivi, commerciale, insomma come si chiama, che esamina la pratica, una volta che la pratica viene validata e va avanti, li stiamo realizzando. Purtroppo lì c'è stata questa cosa che sono via via gli allacci arrivati un po', poi in ordine sparso, un po' col contagocce, per cui sono state chieste tante licenze, ogni volta si richiedeva una nuova licenza, una nuova determina, bisogna aspettare i tempi. Adesso avevamo parlato con Giomera Marcari e mi pare che questo è potere, che è arrivata un'altra licenza di via Fausto Pesci, ce l'ha fatta, come dire, agganciare in corsa la licenza che già avevamo chiesto per poter dar seguito. Io, se volete, vi dico quanti ne abbiamo realizzati e quanti ne stiamo realizzando. Allora, noi praticamente questo è un dato, ce l'ho aggiornato a fine settembre, 4, 5, 3, 5, 16 realizzati e nove che dovrebbero essere, di cui 7 su via Fausto Pesce e 2 su via Gnutta, che dovrebbero essere richiesta licenza in corso. Quindi più o meno 16 più 9, 25, insomma, stiamo a parlare di questi numeri. E nel totale, diciamo, totale, sì. Quindi 16 realizzati. Sì, mancano ancora una decina, diciamo, al margine di quelli che sono stati fatti in questi giorni, forse. Sì, ne mancano questa decina, questi nove che l'ho detto, che per i quali abbiamo chiesto la licenza, che è stata adesso esattamente se è già in decorrenza, no, mi pare che arriva dal, no, forse è già in decorrenza, che dico, forse li stanno già realizzando, sì, adesso non me lo devo ricordare, queste cose mi trovate impreparato perché mi ero preparato su Via dei Plati, certo. Poi mi avete fatto la domanda trabocchetto. Vabbè, comunque insomma i numeri sono questi. Ok, comunque insomma stiamo procedendo, insomma, pure su questo. Sì, stiamo procedendo, insomma, entro forse per dicembre avremo finito. E beh, questo blocco qui sì, io però sinceramente non le so dire se ci stanno, ecco, questo dovrei, adesso non ne ho parlato con i colleghi dei preventivi,
se ci sono altre domande che stanno, come dire, in caldo, perché stanno magari perfezionando delle cose per cui ancora non sono state validate dal nostro ufficio preventivi e non sono venute ai lavori. Questo io non glielo so dire adesso. Ah, okay, certo, non so certo. Se con queste 25 abbiamo esaurito, ce ne stanno magari altri 10 che stanno ancora portando il progetto, facendo la modifica che è stata richiesta. Per cui, siccome, le ripeto, arrivano un po' col contagocce, magari finite queste, poi ne arrivano altre 4 pronte, altra licenza, e allora, poi avere la licenza ci vuole 1 mese e mezzo, quindi per la determina. Andiamo avanti così. Una curiosità, no? Perché, diciamo, tanto quelle sono zone che si somigliano anche, diciamo, dal punto di vista proprio, anche, diciamo, della data, diciamo, di nascita. Noi abbiamo, si ricorda, abbiamo fatto anche, diciamo, il sistema cognario a quartiere Villa Certosa, no? E lì a Villa Certosa noi abbiamo avuto, almeno io mi ricordo, sono dovuto andare lì con il camper addirittura a spiegare alle persone la ragione per cui si dovevano imboccare in fogna. È inutile dire i litigi, eccetera, perché poi cioè, non è che proprio i cittadini sono così abituati all'idea. Anche all'obbligo chiaramente che i loro edifici devono avere appunto un certificato regolare in bocca in fogna, pertanto diciamo anche di costi, perché chiaramente poi ci sono i costi, diciamo, che appartengono a loro e che loro devono sostenere. Ma voi avete diciamo un ipotetico numero di quanti soggetti dovrebbero imboccarsi in fogna via Fausto Pesci? Le ripeto, credo di sì, perché ritengo che il nostro collega dei preventivi lo abbia. Okay. Lo abbia, però adesso non mi sono informato con lui perché non ho pensato si potesse parlare anche di questo. Sì, no, perché non era soltanto, diciamo, una. Però credo che ci sia una traccia di questo, insomma. Anche perché è probabile pure che abbia già delle pratiche in mano, nel senso che già ce l'ha in mano aperte, non perfezionate, ma aperte. Quindi. Certo. No, perché appunto al suo tempo, almeno io ho avuto parecchi problemi a Villa Certosa. Lo immagino, ma io temo che a Villa Certosa ci sia qualcuno che non è ancora allacciato. Esatto, infatti lì una sorta di, come dire, porta a porta, sembravamo che stavamo facendo un'operazione militare più che appunto servire un territorio, diciamo. Qualcosa di simile è possibile che si profilerà a breve per la zona, ma insomma non è un lavoro che mi riguarda, però insomma di via Formia, via, certo, dove pure lì si dovrà fare la fognatura, c'è poco, certo, da fare. Poi al solito, quando, perché il privato deve comunque, come diceva lei, sostenere dei costi, perché deve resettare un po' anzi, magari abbia Fausto Pesci questo problema, cioè almeno, perché già in genere i privati arrivavano su strada, per cui non è che hanno dovuto rifare grandi lavori interni, certo, io credo. Invece a Villa Certosa, dove sappiamo dove andavano a scaricare, e forse qualcuno ancora scarica, i privati, lì proprio hanno dovuto realizzarsi tutta una raccolta interna che non avevano per portare poi i liquami su strada. E allora è chiaro che dovevano sostenere dei costi ed è chiaro che le resistenze sono state maggiori. Così ci avremo anche, diciamo, via Formia. Perché via Formia potrebbe essere simile a Villa Certosa, esattamente. Sì. Ok. Ok, vedo anche la mano alzata del consigliere Cosimo Puliti. Intanto sono acceduti altri ospiti per secondo ordine del giorno che più tardi, fra poco, registreremo. E intanto gli auguro una buona, cioè, benvenuti, insomma. Sì, grazie Cristian. Senta, io ho una domanda, una o segnalazione, vogliamola, per l'ingegner Colitti. Siccome è un altro quadrante, è via Acquabulicante, quindi parliamo di grande viabilità, all'altezza di via Teano, su Acquabulicante, quindi sempre all'interno del quinto municipio, c'è una fogna che raccoglie l'acqua che arriva da via Teano, quindi praticamente è una discesa, che sono 4 anni che è chiusa.
E la cosa che desta più preoccupazione è che sta proprio in prossimità di un passo di una discesa per disabili. E quando piove si allaga sempre, perché sembra che questa fogna ha problemi seri. Ecco. Noi chiedemmo l'intervento 3-4 anni fa, però non ha avuto seguito. Ecco. Io segnalai allora assessore Margherita Gatta e altri del suo staff, però non so se ci sono problemi legati al collegamento, ecco, non so, però se magari lei può prendersi questa nota. Difatti stavo un attimo guardando Via dov'è. Diano, proprio incrocio via Acqua Pulicante. Sappiamo che è grande viabilità, quindi noi a livello interno non abbiamo proceduto per questo motivo. Oggi Ho capito, sì. c'è una fogna che dovrebbe essere portata, e poi c'è anche una postazione di cassonetti, però quelle sotto i cassonetti funzionano, sono due. Proprio quella proprio davanti a fianco al Lei quando mi disabile. dice fogna intende una griglia, una caditoia, che Intendo cosa intende? una caditoia, sì, una griglia a pavimento, non bocca di lupo. Volevo Però dire, allora se le case è un problema di caditoia. ha anche la botola dell'ispezione in ghisa a fianco, ecco questo, così Sì, lei ha già ok, ho capito. Se percepisce il. parliamo di caditoie, però vale quello che avevo Che detto abbiamo detto prima. prima. Ora, sì, lo vedo, ma l'attraversamento di sabbia è sul Viateano proprio? Cioè No, no, l'illuminante no, a su Acqua Via Pulicante Bulicante. attraversa Su Via Viateano? Bulicante incrocio Via Teano, sì. Sì. Esatto, sì. Adesso c'è un bar a fianco e una frutteria di fronte. A fianco sempre, sì. La condotta dovrebbe andare sullo stesso lato o addirittura attraversare, questo non lo so, ma penso sullo stesso lato. Però c'è un collegamento di altre due. Quella prima funziona. Quindi praticamente secondo me importante è ripristinare un Lo collegamento. so, però è appunto perché il fatto che lei mi dica che funziona la caditoia mi fa pensare che magari la fogna non abbia di per sé problemi, ma appunto manca perché le caditoie succede questo. Manca Il il più delle collegamento, volte sono secondo lei? ostruite, vedete anche a vista che sono magari piene di terra. Qualche volta che magari non funzionano e uno la vede che sembra vuota e pulita la caditoia, non funziona perché purtroppo succede che o in l'esecuzione di altri lavori o cose viene tagliato il tubo di collegamento tra caditoia e fogna e quindi poi sono i casi peggiori perché sono situazioni che possono innescare anche poi degli abballamenti sulla Sì, potrebbe essere stato statale. isolato, sì, potrebbe Però essere è da verificare il funzionamento della caditoia. va bene, io la ringrazio. Importante, ecco, che magari fa fare questa verifica, se poi è stata tagliata, se è stata Non lo isolata. ripeto, ma sulla caditoia non la verifica non la facciamo noi, però, come dicevo prima, Il Dipartimento è il Infrastrutture. Dipartimento Simo lì. È il Sì, no, l'ho Dipartimento Simo. premesso, Stefano, l'ho premesso, l'ho detto subito appunto per non creare confusione, l'ho detto subito. La ringrazio comunque. Prego. Grazie, consigliere Puliti. E allora, se abbiamo altre Scusami, se domande, visto che. così poi liberiamo ingegner Coletti. Prego, Stefano, e No, mi passiamo al scuso, secondo mi argomento. Scusami, Stefano, una scuso cosa anche sola. perché. Scusa, una cosa sola. Corrado, potresti in qualche maniera sentire un funzionario Conti o qualcuno della direzione tecnica per il secondo argomento che abbiamo invitato, se viene chi viene, se viene qualcuno? Ok, chiamo subito Presidente. Grazie, intanto noi proseguiamo con la domanda di consigliere Veglianti. Prego, Stefano. Ah, io mi scuso con l'ingegner Colitti perché chiaramente a questo punto Lo me ne siamo. sommetto da domande. No, noi abbiamo altri due problemi che si trascinano da parecchio tempo, o meglio, ne abbiamo diversi che riguardano il sistema fognario, però uno riguarda particolarmente complicato perché interferisce con l'ingresso della scuola. Ora sappiamo che le scuole, gli ingressi sono, sì, con la vicenda Covid è diventata ancora più difficile gestirli e disciplinarli. In poche parole, noi abbiamo a Via Policastro
un intervento sul sistema fognario incrocio tra via Policastro e via oddio, adesso non mi viene da Bigo, un intervento su un tratto fognario ormai da parecchio tempo. Quello è fogna, non è acque bianche. E poi ne avrei un'altra domanda, anche lì abbiamo ormai su 7 mesi che un bel buco su via Attilio Ortis, abbiamo pure lì un altro problema che riguarda la rete fognaria. So che c'è stato, diciamo, un intervento da parte vostra, so che c'è stato anche, diciamo, in quel caso di Attilio Ortis, diciamo, credo un'interlocuzione con il privato, perché si trattava di fatto di un problema che credo abbiano, era condiviso in poche parole. Ecco, se su queste due questioni, via Labbico, via Policastro e via Attilio Ortis, sa dirmi qualcosa? La ringrazierei. Allora, via Policastro, sì, nel senso che stiamo forse anche terminato facendo una specie di progettino, perché la protezione civile del Dipartimento Protezione Civile ci ha chiesto di realizzare un pozzetto da lasciare lì per consentire loro l'accesso al sistema di cavità che hanno rilevato a partire da quel lo scavo che lei ha visto lì a via Policastro, se non sbaglio angolo via Labbico, via Capua, insomma ci arrivano, si convergono lì, e che si diramano poi anche sotto il sedime scolastico. Quindi stiamo facendo questo progetto, adesso non ho seguito io direttamente la vicenda, però dovrebbe essere stato già redatto il progetto per fare questo pozzettino con l'accesso per le cavità. Dico al sistema caveale, quindi. Sì, esatto, dopodiché noi realizziamo quello e andiamo via, perché l'intervento sulla fogna è completo, comunque non c'è più nulla da fare, insomma. Oh, l'altro invece che mi ha detto, mi scusi, era via Attilio Ortis. Via Attilio Ortis. In prossimità dell'incrocio con via Venezia Giulia. E allora lì però mi sa che sono impreparato, proprio... Sto guardando un attimo nell'archivio del mio computer se trovo qualche cosa. Però io ho una nota che però si riferiva, no? Non so, a via Attilio Ortis, Ortis Fronti Civici 66-68. Sì, potrebbe essere questo. Questa è una nota che dovrebbe essere pure partita. Quando a luglio, so se è la stessa cosa, fognatura via Attilio Ortis fronte civici 66-68 a seguito verbale comando provinciale vigili del fuoco, verbale del 1 giugno, e lì abbiamo dato conto del fatto che la fogna era stata videoispezionata dal pozzetto fronte civico 74 fino al pozzetto di Capotesta all'altezza del civico 44, 65 metri circa di fogna, e poi sempre dallo stesso pozzetto 74 era stato indagato anche il tratto finale fino alla confluenza con via delle Venezia Giulia per altri 20 metri, e tutta la fogna che era una tipo 7 in calcestruzzo circa 5 metri di profondità risultava integra e funzionante. Okay. Quindi questo è quello che abbiamo scritto a luglio. Okay. Ora io non so se è attinente al problema che lei sta... È possibile, magari oppure... Probabilmente forse c'è stato, diciamo, appunto, siccome so che c'è stato un sopralluogo congiunto con
alcuni amministratori di condominio che probabilmente, quindi ci sarà, il problema sarà sull'imbocco, sulla fogna che voi avete posizionato su Biattigli Ortis, quindi il problema in realtà è privato. Comunque eventualmente poi se anche il municipio stesso, se c'è ancora qualcosa da indagare o qualche problema, ce lo notificherà, insomma. Okay. Grazie. Grazie, la saluto. Arrivederci. Se non abbiamo altre domande per l'ingegner Coletti, lo possiamo salutare. Vi lascio qualche istante per alzare la mano, altrimenti lo lasciamo al suo lavoro. E passiamo al secondo argomento. Allora io saluto. Buongiorno a tutti e buon lavoro. Grazie molte e ci sentiamo allora. Grazie molte. Buona giornata. Arrivederci. A voi. Arrivederci. Allora, andiamo a vedere. Il terzo punto, che poi noi abbiamo tratto come secondo, che è quello dell'isola ambientale e lavori di riqualificazione del quartiere di Villa Certosa, in particolare stato dell'arte, riguardo il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 dell'amministrazione di Roma Capitale. Non leggo tutti i punti, tutto quanto, ma soltanto alcuni punti perché già ho letto prima. Descrizione intervento isola ambientale e riqualificazione Villa Certosa, via degli Angeli, da via del Pignattale a via dei Salornian. E ecco qui. Corrado, non so se sei tornato. Che ti avevo chiesto gentilmente, insomma, di contattare la direzione tecnica. Sì, un attimo, presidente, grazie. Sì. Ti sballottiamo a destra e a sinistra. Così poi registriamo anche gli ospiti. Mi dicono dall'ufficio che stanno verificando. Ok, allora intanto diciamo registriamo gli ospiti e poi spero che vengano gli uffici. Comunque intanto acquisiamo altre informazioni, altre situazioni. E allora vedo Claudio, che conosco, del comitato di Villa Certosa. Mi fa piacere di vederti, Claudio, buona giornata. E poi c'era un'altra persona. E intanto, se volete dare i vostri nomi e per chi partecipate, così il nostro Corrado vi potrà registrare. Prego. Buongiorno presidente, Claudio Locotuso. Vicino a me c'è. Scusi, non ho capito il nome. Claudio Lopetuso. Sì, rappresenta. Comitato di quartiere Villa Certosa. Vicino a te, diciamo, c'è un'altra persona. C'è Raffaele Lorusso. Raffaele Lorusso. Ciao Raffaele, buongiorno, anche fa piacere anche rivederti anche te. Signor Lorusso, buongiorno, anche lei del comitato di quartiere Villa Certosa? Il comitato di quartiere Villa Certosa, sì. Grazie, molto gentile. Raffaele, ti avvio solo il video. Presidente, poi vedo collegato anche. Sì, Barone Silvia, che però credo che abbia soltanto prestato la sua postazione per Raffaele Lorusso. Sì, in realtà ci sono. Ah, quindi segniamo anche Barone Silvia, sempre del comitato. Rappresentanza del quartiere? Sì. Okay. Sì. Grazie. Perché così giustifico. Anche il signor Pellegrini Fabio. Ingegner Pellegrini. E in rappresentanza? Guarda, è del dirigente del Dipartimento Mobilità. Se
se vuole, se ci sente, magari possiamo anche salutarlo. Presidente, le ridò la parola, risento gli uffici, grazie. Ok, grazie. Allora, scusate per un attimo i partecipanti perché... Allora, vediamo un po'. Ok. Allora, intanto se vogliamo ascoltare Claudio o Raffaele o la signora Barone, se volete okay. intervenire sì. come cappello del discorso. Sì, farò una breve introduzione di quello che era il nostro intento, il nostro progetto, ma che vedo qui dal documento di fattibilità alternative progettuali, isola ambientale e riqualificazione di Villa Certosa, in qualche modo raggirato. Purtroppo. Allora, il nostro progetto riguardava la strada, diciamo, principale di questo quadrante della zona, che è via dei Savognati, e in qualche modo poi prevedeva su via degli Angeli la possibilità di collegare via degli Angeli con via Filarete in un tratto di strada che già un tempo era aperta al pubblico transito, ma poi che il Comune di Roma non ha mai espropriato e acquisito. Pertanto qualche difficoltà c'è, ma per quanto riguarda via dei Savognan non trovo nessuna difficoltà, in quanto via dei Savognan è una strada pubblica, aperta al pubblico transito, c'ha la fogna, c'ha le luci, è pubblica a tutti gli effetti. E in qualche modo quindi era il nostro progetto era fattibile, andava seguito, prevedeva una pista ciclabile, prevedeva una piazza, una nuova piazza sul largo dei Savognan, insomma una serie di interventi che alla fine non erano nemmeno tanto costosi, ma questo discorso già l'abbiamo avviato da tempo noi, anche con l'altra giunta, che poi è andato a finire malamente purtroppo, e poi era stato riaperto con la Perfetti. E non sappiamo a questo punto però quale strada sta prendendo questo nostro progetto, che purtroppo leggendo qui credo che non sia più il nostro progetto, sia il progetto di qualche un altro. E, per quanto riguarda questo, purtroppo mi sono state riportate delle cose che preferisco che le dica chi ha ascoltato personalmente, cioè Raffaele. In un'assemblea pubblica sono state asserite cose gravissime, no gravissime nel senso non muore nessuno, però sono cose che politicamente sono pesanti. Vuol dire che o chi l'ha dette è una persona che non sa, e quindi è bene che sia a informare, oppure c'è malafede. Prego, Raffaele. Praticamente. È avvenuto questo, che in un incontro con il comitato di quartiere, di un gruppo di cittadini del parco Almagià, e diciamo ero presente anche io, c'era un incontro diciamo al municipio, e c'era il presidente Boccuzzi e l'assessore a Capaccioni, non so come si chiama, è un ingegnere diciamo che doveva sul progetto di Almagià, sulle varie opzioni tra isola ambientale, zona 30 o riqualificazione, tutta una serie di opportunità che c'erano. Io ho introdotto proprio per facilitare la discussione di oggetto del parco Almagià e della zona, ho diciamo cercato di precisare quello che già diciamo come riferimento poteva essere quello del progetto di isola ambientale diciamo la Certosa e riqualificazione, perché sono due cose che
scusa, ti sentiamo a tratti, Raffaello. Raffaello, puoi ripetere che ti abbiamo sentito a tratti? Due questioni che vanno, diciamo, inquadrate e distinte separatamente, perché quando parliamo di isola ambientale, forse non tutti i cittadini sanno che l'isola ambientale è una sperimentazione, un progetto, un obiettivo che si dà su un quadrante che comprende non solamente un'area circoscritta, ma una delimitazione per facilitare, con l'obiettivo di agevolare la pedonalizzazione, le piste ciclabili, zona 30, no? Integrate dentro in un... In questo contesto dobbiamo ragionare. All'interno di questo quadrante c'è la riqualificazione di Villa Certosa, che a suo tempo era inquadrata in un piano di zona 6B Villa Certosa e che era un consorzio, si chiamava proprio Consorzio Villa Certosa, che era dei cittadini proprietari, e in quel caso all'inizio era chiamato 8V, piano 8V Villa Certosa, e lo IACP era colui che doveva fare questo piano. Che è successo? Che lo IACP a suo tempo rinuncia, sompa il consorzio, non per il consorzio fra i proprietari, sompa, e subentra un altro piano di zona, che è quello che è stato portato a compimento e che è incompiuto, è il piano 6V Villa Certosa, che subentrano cooperative, tutta una serie di costruttori che non avevano niente a che fare con i veri cittadini, diciamo, del consorzio. E c'ha questa denominazione, Consorzio Villa Certosa, e realizzano tutta una serie di cose che è solo il costruito, ma il verde, le opere di urbanizzazione, la viabilità, tutto è rimasto tutto sulla carta, tant'è vero che la cosa gravissima è che praticamente hanno espropriato, a suo tempo fu espropriato tutta una serie di terreno che andava da Via degli Angeli fino a Villa Berta, in cui era previsto il verde, era prevista tutta una serie di servizi, di opere di urbanizzazione e tutto qua. Passati 15 anni il comune non ha riscattato, non ha pagato, è ritornato tutto quanto ai proprietari. Adesso praticamente ci troviamo con l'unica possibilità, occasione di risarcire un po' in parte quello che è stato l'abbandono di Villa Certosa con questo piano, con questo, diciamo, progetto di isola ambientale. E nella riunione ufficiale il presidente Boccuzzi viene a dire che, devo dare una brutta notizia, mi ha interrotto mentre spiegavo, dice, perché abbiamo dei tecnici ci hanno detto che Via De Savornian è una strada consortile. Allora io al che gli ho detto, badi che l'hanno male informata, perché Villa Certosa intanto è pubblica e tant'è vero hanno fatto le fogne, tutta una serie di servizi e tutto quanto. Eventualmente Via degli Angeli era un'ex strada consortile che già è fallita e non esiste più, anzi è il comune che dovrebbe acquisire e fare tutte quante. Ma questo Via era solo su un'opportunità di pedonalità. Perciò l'impedimento, questa, diciamo, questo impegno diritto ambientale, diciamo, il presidente Boccuzzi lo stanno male informando il tecnico, perché se noi sentiamo che viene ribadito che c'è l'impedimento, che essendo una strada consortile Via De Savornia, il progetto non se lo fa. Noi sompa tutto questo impegno di 500.000 euro, non so quelli che so. Siamo dentro, Noi siamo dentro a questo progetto qui, e c'è il rischio che quel poco, quella occasione di riqualificare la cosa zompa.
per una cosa burocratica, perché gliel'ho già spiegato che è una questione che solo Via degli Angeli ancora non è pienamente pubblica, perché il comune la dovrebbe acquisire. Era un'ex strada consortile che si rifanno ai consorzi del 48 a suo tempo, e ci sono i cosiddetti frontisti, quelli che a Via degli Angeli, ma Via dei Savornian, la Certosa, la piazza dove deve sorgere eventualmente il riferimento centrale dell'isola ambientale, è pienamente pubblica. Noi abbiamo, diciamo, le carte parlano. Se qualcuno si omette a fare una guerra contro le carte, burocraticamente significa che sta in malafede, perché non vuole, diciamo, condividere il progetto stesso. Questo non vogliamo. Se, no, dai questo galo, VBL. E vi do un dato tecnico, VBL 16450, sono numeri Via dei Savornier, questo è, i tecnici lo sanno, io mi fermo qui, già ho parlato pure troppo. Raffaele, se andate a fare un controllo adesso su internet, sul patrimonio delle strade che abbiamo anche su internet, sul largo dei Savognani, via dei Savognani, risulta strada privata aperta a pubblico transito e c'è sopra una VBL. E come è possibile? Però come è possibile? Presidente, mi spiega, mi può spiegare? No. Sento un po' di eco. Forse no, dovete chiudere uno dei due microfoni. Però quello che volevo dire è questo, non è che tra le carte, che magari qui risulta strada privata aperta a pubblico transito, però sappiamo per esperienza che spesso, faccio l'esempio che diciamo messo in evidenza proprio circa un mese e mezzo fa in questa commissione, ad esempio a Tor Tre Teste, abbiamo un'area che si trova di fronte al famoso ex, chiamiamolo ex ecomostro, che era un multipiano che fu costruito diversi 30 e passa anni fa come parcheggio. E c'è un'area diciamo che era destinata a parcheggio, che poi è rimasta come una sorta di area verde nel limbo, e come molte altre aree di Tor Tre Teste, non sono mai stati perfezionati tutti i passaggi, per cui il consorzio di Tor Tre Teste, magari 30-40 anni fa, adesso la data non lo ricordo, non ci sono stati tutti i passaggi, per cui proprio circa 20 giorni fa il Dipartimento Patrimonio, grazie all'architetto Mazza, ha inviato al municipio appunto la richiesta per procedere con l'immissione in possesso di quest'area. Non è che magari anche in questo caso magari voi avete qualche documentazione? No, Presidente, sì, Claudio, solo un secondo, volevo solo dire, no, già del municipio. Le posso far avere quello che ho io, dove grazie. C'è scritto foglio 932, qualità della strada è pubblica e risulta pubblica pure la partita, quindi è pubblica a tutti gli effetti. Io gli posso mandare questa documentazione, a meno che non ho preso una cantonata da qualche parte, perché è possibile, ci mancherebbe, non so. C'è la particella, diciamo, hai controllato sì, già, sì, insomma. Ho tutto quanto, io posso far avere la documentazione con io. Allora potrebbe essere effettivamente che c'è qualche passaggio che magari non è stato registrato da qualche parte. Non sono un tecnico, Presidente. Voi lo sapete. Io non sono un tecnico. Guarda, se mi puoi mandare questa documentazione, insomma, ti ringrazio. C'è qualcuno che ha alzato la mano, mi pare. No, mi sono un attimo entrato io a gamba tesa, Presidente. Solamente per dire che a me risulta nell'elenco delle strade in manutenzione del quinto municipio, Vede Savognan. Sì, pure a me, però se tu vai a vedere c'è scritto SPA, strada privata per pubblico transito, per questo che la documentazione che ha Claudio del Comitato Villa Certosa, se ce la manda, diciamo la esaminiamo, perché da quanto ho capito ha fatto una
hanno fatto una vera e propria misura, per cui in genere le misure non sbagliano. Ma fra l'altro, ripeto, in alcuni casi è successo che nel passaggio magari il consorzio faceva una strada o prendeva un'area che poi doveva essere ceduta al comune, magari troviamo che quell'area è già del comune, ma magari o non è stato fatto l'accatastamento, perché all'epoca non è stato fatto, però magari sta su un atto notarile la cosa, o magari è stato fatto il passaggio, ma non è stata fatta l'immissione e la presa in carico. Vabbè, che c'è la matricola VBL, che sarebbe come libri, no, dei palazzi, dovrebbe essere chiaro. Non c'entra niente, noi abbiamo centinaia di strade SPA, ti faccio, che ne so, altre, te ne posso dire altre, no? Che ne so, che stanno nella stessa situazione, c'ho lo schema davanti, non è quello che fa fede, ma piuttosto magari anche quella parte di documentazione che adesso non ho, perché ho davanti a me solo il foglio che tutti possono reperire in rete, magari adesso non riesco a condividerlo da qui, perché glielo mando per WhatsApp a Claudio. Va bene, grazie. Ti mando il link. Però ecco, vedo che c'era la signora Barone che penso che voglia parlare, e poi pensa anche Veglianti voleva parlare. No, io in realtà sto cercando di inviarvi, sto mandando una mail, la mando a lei, con lo screenshot del documento che abbiamo noi. Ah, perfetto. Va bene, così iniziamo a capire se ha una valenza. Giulia? No, allora, avevo... Presidente, posso raccontare tutti un'altra problematica? Certo. Ascolti, stanno rifacendo le strade qui, stanno mettendo la fibra ottica, stanno rifacendo tratti di strade. Ora con la pioggia che abbiamo fatto anche una mail adesso, una mail all'ufficio tecnico chiedendo di intervenire su tombini che stanno sulla strada per ricevere l'acqua piovana, in quanto sono completamente otturati e l'acqua va a defluire su via Filarete corrodendo quell'ultimo pezzo di terreno che è rimasto. Sarebbe importante che fosse, insomma, allertato qualcuno, insomma, per poter pulire, certo, questi tombini che sono veramente pieni. E posso chiederti di girarmi anche questa mail? Va bene, lo facciamo subito. Appena rientriamo al comitato di quartiere, lo facciamo. E giro anche la mia mail, magari non so se ce l'avete, anche se la signora Barone mi pare che ce l'ha, però io te la rigiro di nuovo su WhatsApp. Vedo che al momento non ricevi, però poi magari la riceverai, insomma. Allora, avevo due mani alzate, una è del consigliere, vediamo chi c'è prima, Veglianti, e l'altra del consigliere Puliti. Prego, consigliere Veglianti, e poi a seguire il consigliere Puliti. Prego. Comincio un tacco da narcolessia, perché non mi sembrava più la mano, scusate. Detto questo, allora, per quanto riguarda la via di Savornian, il fatto che noi abbiamo posato lì il sistema fognario la dice lunga, cioè nel senso che la strada non è privata, aperta al pubblico transito, probabilmente avrà, come molte strade dentro il comune di Roma, conservatoria comunale e al cadastro comunale, diciamo. Bisognerà incrociare, bisognerà far sì che tutte le cose incidono e vadano, diciamo, vadano a,
comporsi nel modo giusto e legittimo, però di fatto via di Savornianna è pubblica, tant'è vero che se no l'ACEA ad O2 non avrebbe realizzato lì il sistema fognario. Sappiamo bene che l'ACEA se ne guarda bene a realizzare impianti pubblici, perché gli ricommissioni del Comune di Roma su aree private, lo diceva proprio poc'anzi Colitti, no? Che a via Fausto Pesci chiaramente uno posa la fogna, poi i tratti, diciamo, che appartengono al privato chiaramente sono a carico del privato. Uno dei problemi che abbiamo spesso avuto quando abbiamo realizzato dei sistemi fognari è appunto quando il percorso tra il dove è posizionata la fogna pubblica e dove c'è la necessità di imbocco da parte di un edificio privato, quando la distanza tra questo e il punto di imbocco pubblico è appunto lontana, tant'è vero che lì nascono i dissidi e lì nascono quei fenomeni che poi io dicevo poc'anzi, cioè che alcuni cittadini poi non si imboccano in fogna perché i costi che devono sostenere proprio perché sono su area privata sono troppo elevati. Per dire insomma come funziona il regime pubblico-privato dentro questi contesti. Inoltre, non mi ricordo se lo ricordo, anzi chi l'ha detto, a suo tempo, cioè noi la passata consigliatura aveva appunto cominciato a ragionare rispetto alla progettazione della piazza e della zona velocità limitata, possibilità della chiusura domenicale per il tratto che va da via Caleastri a via degli Angeli di via dei Savornianne, con realizzazione della piazza dove appunto c'è il largo dei Savornianne. E in quel caso con il Dipartimento Settimo eravamo già andati, diciamo, avevamo fatto già un piccolo passo avanti perché era già stato predisposto un progetto preliminare che poi purtroppo, come spesso capita, si perde nella notte dei tempi. Però nel momento che si predispone un progetto preliminare è chiaro che la prima cosa che fa il tecnico incaricato è va a verificare se quell'area su cui si chiede di progettare è pubblica, perché sennò altrimenti si determina come inutile riconoscere il danno erariale. Quindi non posso spendere soldi pubblici su area privata. Quindi sul fatto che sia pubblico o privato mi sembra, come dire, al di là, diciamo, adesso La documentazione sì che sta anche in rete dice appunto che sia una SPA, però come sì. Dici te, come ho detto prima, secondo me manca qualche passaggio che non è stato ricordato. Stesso, lo ricordava prima l'intervento di Claudio Lopetuso, noi abbiamo lì un'area che è di proprietà pubblica e che noi non abbiamo mai fatto l'immissione in possesso e non siamo andati mai, come dire, intercelà, però quella è stata formalmente espropriata, nonostante ciò è stata de fatto illegalmente occupata, come accade, purtroppo è accaduto in numerose circostanze. Stessa cosa è accaduto, diciamo, per un'area a ridosso del Torrione, dove noi abbiamo il deposito, lo smorzo accanto appunto al mausoleo lì al piazzale Prenestino, e così anche un tratto, diciamo, quando ragionavamo a suo tempo per capire come soprattutto gestionare, cioè come far sì che Via degli Angeli potesse diventare una strada che avesse caratteristiche, diciamo, il più possibilmente a norma, noi pensiamo di realizzare di fatto uno sfiocco proprio in coincidenza di Via Icardi e quindi di far scendere un senso di marcia da lì, in modo tale che soltanto il primo tratto, quello che va appunto da Via dei Savornianne fino a via, diciamo, al punto di discesa verso via Icardi era doppio senso, il resto sarebbe stato senso unico. Questo faceva sì che noi potevamo realizzare anche un marciapiede, perché numerosi cittadini ci chiedevano, i cittadini residenti a Villa Bella ci chiedevano un marciapiede e una discesa per andare di fatto a messa la domenica mattina, la domenica, gli altri giorni chiaramente il voleva. Comunque c'era anche questa necessità e noi avevamo fatto, io a suo tempo avevo fatto fare un'analisi, diciamo, delle particelle diciamo di quest'area, che attualmente in realtà c'è una sorta di capannone dismesso, insomma, so che viene utilizzato saltuariamente,
adesso non ne ho più, diciamo, come dire, la contezza di 5 anni fa, però quell'area, un pezzo di quell'area che era poi, diciamo, sufficiente a questo ragionamento che vi sto facendo, era di fatto di proprietà pubblica, quindi noi dovremmo sostanzialmente andarcela a riprendere. Questa è un po' la ciccia del ragionamento. E infine, legandosi un po' a quello che diceva anche Russo, noi ci abbiamo però, secondo me, qui c'è un tema sul quale questa amministrazione, a mio parere, ha avuto una colpevole disattenzione. A Villa Certosa, negli ultimi 3 o 4 anni, anche purtroppo a causa diciamo di quello strumento, diciamo, un po' perverso che è il piano casa, e poi successivamente della legge regionale, si sono realizzati, si stanno realizzando numerosi interventi di demolizione e costruzione con premio di cubatura. Ora, quella è una zona, dal punto di vista del piano regolatore, di ambito di valorizzazione, cioè sarebbe una zona sulla quale l'amministrazione comunale dovrebbe pianificare, dovrebbe anche dettare alcune regole, se no altrimenti chiaramente valgono quelle vigenti. Il fatto che ci sono stati numerosi interventi su quell'area, oltre al fatto che comunque andava in qualche modo disciplinato, perché noi sappiamo che lì c'è una fragilità del sottosuolo importante, per cui non sempre, cioè, cosa accade? Che magari, appunto, quello che fa l'intervento consolida il proprio sottosuolo e lui sta bene, si fa, chiaramente si ristruttura l'abitazione, in alcuni casi fanno anche delle cose molto piacevoli, ma pur sempre in qualche modo chiaramente rispondendo a una logica del tutto privata, chiaramente. Però questo genere di interventi, se non guidati da, diciamo, guidati, orientati e disciplinati da una mano pubblica, rischiano di essere anche in alcuni casi diciamo, andare a mettere, diciamo, in parte la stabilità del sottosuolo, ma in parte anche quelli che possono essere alcuni micro interventi dal punto di vista urbanistico, di riammagliatura viaria, di realizzazione di piccoli marciapiedi, di allargamento di tratti stradali. Io ho visto, per esempio, su Via degli Angeli un intervento che sta proprio sul profilo delle Via degli Angeli, fino a, come dire, a occupare l'ultimo millimetro. Lì bastava anche, come dire, che nel momento che si, appunto, rilasciava questa autorizzazione, in un dialogo con il privato si chiedesse magari l'arretramento di 1 metro, e forse ciò avrebbe, non sarebbe stata certo la conquista di che, però sarebbe stato un piccolo, diciamo, risultato che magari poteva agevolare un futuro processo che si credo sia opportuno, come dire, mettere in atto, cioè, perché se no Villa Certosa è una sorta di microcosmo, a vederlo così carino, no? Però poi con numerosi elementi, diciamo, di complessità che si accavallano ogni volta in qualche modo che si affronta un tema, a partire, che ne so, dal tema dei rifiuti, del conferimento dei rifiuti, fino ad arrivare, diciamo, appunto, al tema, come ricordava Claudio, della gestione delle acque meteoriche, perché le acque meteoriche, se non sono bene irrigimentate nella volta, rischiano di andare a dilavare ulteriormente il costone, e a quel punto poi dobbiamo fare i conti con i problemi potenziali dei crolli delle case che sono in prossimità del costone stesso, e tutto ciò che in qualche modo si può determinare senza una guida diciamo chiaramente coordinata con i cittadini, ma nello stesso tempo una guida, diciamo, dell'amministrazione pubblica. Ecco, io penso, per dirne una, io già ho detto anche a Cosimo, lo richiedo anche a te, io avevo detto se potevamo fare un focus sugli interventi che stanno facendo al Quadraro e a Villa Certosa, perché questi interventi, a mio parere, tra l'altro, gli oneri concessori di questi interventi vanno a finire in cassa centrale, quindi non possono beneficiare nemmeno i cittadini del quartiere che vedono, diciamo, nascere, diciamo, questi nuovi edifici, o comunque aumentare di cubatura l'edificio, e non ne possono beneficiare nessuno. Quindi magari, che ne so, almeno gli oneri concessori, che parte di questi possano andare a riqualificare
pezzi, diciamo, di quei territori e magari anche a espropriare alcune zone, perché no, che possono essere utili per un ragionamento più collettivo, penso che sia cosa auspicabile. Ecco. Scusate, sono stato lungo. Ok, grazie Stefano. Allora, sta per iniziare, diciamo, il funzionario Conti, da quanto mi ha detto. Poi un altro messaggio di informativo è che mi ha scritto poco fa l'assessore Capoccioni, che ha avuto un problema, diciamo, personale, e quindi è importante, ha dovuto abbandonare la commissione senza si scusava, e c'era il consigliere Puliti che aveva alzato la mano, vediamo se nel frattempo si sta connettendo anche l'ufficio tecnico. Prego Cosimo. Sì, grazie. Sì, grazie Cristian. Io volevo rassicurare i cittadini, perché ero presente anch'io in quell'incontro, siccome c'era anch'io, e so cosa ha detto sia Boccuzzi che la Capoccioni in merito alla strada Savornian. Non c'è nessun disegno, diciamo, che vuole andare a pregiudicare la riqualificazione del quadrante del quartiere, quindi non c'è nessun interesse, ecco, dell'amministrazione di dare delle notizie che magari non piacciono, che magari non sono quelle in linea con la volontà di chi ci abita in quella zona. Certo, lo farei anch'io, quindi è una cosa che condivido. Quindi le perplessità dei cittadini le condivido. Certo, evitare di dire che c'è un disegno che va a contrastare o a boicottare queste idee, questi progetti dell'isola ambientale, e certamente il riassetto urbanistico di quel territorio, riferendomi all'ultimo intervento di Veglianti. E, certo, l'isola ambientale va vista in un insieme, sono d'accordo. E, in quella circostanza stavamo ricevendo i cittadini di Almaggià, quindi del quadrante Almaggià, Zenodossio, Casilina, e dove si può sviluppare appunto il progetto dell'isola ambientale. Non eravamo soli quel giorno, c'era anche l'Agenzia della Mobilità, perché certamente queste cose si fanno in collaborazione, altrimenti non riescono, altrimenti non danno risultati, perché i flussi li studiano loro e vedono loro come può muovere il traffico, e si pensa appunto di dargli delle rotazioni, ecco, come loro spiegavano, per far sì che venga alleggerito e venga ridotta la velocità, quindi il pericolo in alcune zone. Pertanto noi non siamo contrari al fatto di dare buone notizie ai cittadini, e pertanto io, siccome ero presente e so per certo che sia Boccuzzi che la Capoccioni hanno fatto queste dichiarazioni che diceva prima, ovvero che la strada è privata e non è pubblica. E non voglio crederci neanch'io, perché neanche voi che avete parlato, che rappresentavate, i due hanno detto che non sono esperti, quindi non hanno la certezza matematica, non hanno la certezza al 100%, ma dalle carte che hanno sembra che la strada è pubblica. Noi diciamo che non è così, però abbiamo l'intenzione di approfondire questa questione, di portarla nei giusti sia uffici che comunque confronti, ecco, con voi, senza precludere nessuna richiesta e nessuna collaborazione, ecco. La massima collaborazione, se tutti noi portiamo un contributo, sicuramente ne veniamo a capo. Scusate che sto guidando, quindi sono un po' distratto. Volevo... Mi entro in pausa, però
chiudo per dirvi questo, che comunque il discorso va avanti, ecco, va avanti e non lo chiudiamo qui. Ok, allora l'isola ambientale, lo studio si può fare, lo studio a tutti, sia agli ospiti sia ai segreti, di cercare di essere più sintetici. Abbiamo, c'è qualcuno che ha un grandissimo rischio. Ok, allora abbiamo in questo momento anche il scusate. Allora, abbiamo in questo momento anche entrato il funzionario Conti. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno Andrea, grazie per l'intervento. Allora, c'era una domanda, vi prego di essere brevi perché così possiamo far intervenire il funzionario Conti e poi eventualmente fare delle domande precise. Quindi siate molto brevi, sia prima parte il consigliere Vece e poi la Raffaele. Prego. Così possiamo ascoltare voi il funzionario. Grazie Presidente. Io, siccome ho seguito molto questa vicenda, tutta la storia dell'isola ambientale, io so che a un certo punto era stata fatta già dal funzionario Conti, era presente, lo studio di fattibilità del progetto. Era andato tutto avanti, c'era stato un grande scambio di mail tra l'allora assessore Perfetti e i vari uffici, tra l'architetta Mazza addirittura, che il patrimonio, che mandarono tutti i documenti che attestavano che la strada era da considerarsi a tutti gli effetti strada pubblica. Quindi quello che chiedo io, perché era già pronto tutto, doveva solamente partire il bando per l'assegnazione della progettazione esterna. Questo era quello che il punto in cui si era arrivati prima che ci fosse il cambio dell'assessorato. Quindi a questo punto vorrei sapere che cosa è successo, che è diventata improvvisamente privata questa strada. Tanto bene, non c'è né l'assessore né altri che possono dirlo. Allora ascolteremo Andrea se ci dà qualche spiegazione lui. Purtroppo, grazie. Grazie consigliere Vece. Purtroppo, come ho detto prima, mi è arrivata una mail che la Capoccioni ha avuto un problema. Sì, no, ci mancherebbe. Ho capito. Era già connessa, ha detto se è dovuta staccare nel salutare. Abbiamo Raffaele, se brevemente intervieni così possiamo poi ascoltare Andrea Conti e proseguiremo con la sessione. Prego Raffaele. Intanto vi sono arrivate le documentazioni? Sì. È una pagina, diciamo, dove c'è un estratto, insomma, dell'ufficio qui. Dell'ufficio provinciale di Roma Territorio. Però, ecco, poi lo girerò, ma vediamo. Vabbè, ma volevo rispondere a quanto ha affermato Politica, era presente pure. Noi non è il problema che abbiamo timore, gettura o cose del genere. Qui c'è una questione di tempi, c'è il rischio che questa piccola opportunità che c'era di riqualificazione di Villa Certosa e dell'isola ambientale, entro l'anno, diciamo, devono fare le gare, gli appalti, si rischia che si perda un altro anno. È una questione di i soldi vengono persi, 500.000 euro, e questo è bene che lo sappiano i cittadini, che questo è il timore nostro, e che per la burocrazia, perché qualcuno, diciamo, fa un discorso burocratico, perché se era un discorso che, diciamo, che condivideva pienamente il progetto, la cosa era superabilissima, privata o non privata, pubblica o privata, la questione camminava e andava avanti, non c'erano ostacoli. Pare che noi adesso vediamo questo ostacolo, che è un ostacolo burocratico, perché qualche tecnico ha suggerito una cosa che non rientra al vero, tutto qua. Noi non timori, cose con noi vogliamo sapere i tempi. Vogliamo sapere i tempi, dovete spendere, dovete questo progetto, entro l'anno ecco una domanda vi facciamo. Siete in grado voi per recuperare questa disfunzione entro dicembre 2020
di portare a compimento questa, questo progetto, questa spesa di 500.000 euro? Domanda. E vorrei... Allora, grazie Raffaele. Allora adesso diciamo facciamo intervenire il funzionario, così ci farà un quadro e poi successivamente faremo qualche domanda. Prego. Sì, allora, sulla isola ambientale riqualificazione quartiere Villa Certosa è stato fatto sì uno studio, ma la denominazione di quell'intervento, come potete vedere dalla stessa convocazione della commissione, riguarda Via degli Angeli. Ora, la questione qual è? Ci è stato poi precisato dall'assessore nelle battute successive alla presentazione di questa proposta di scheda del piano investimenti come nucleo dell'intervento per l'appunto Via dei Savornian. Ora, il problema è che Via dei Savornian, e questo lo potete facilmente controllare dal patrimonio in rete che è sul sito del Municipio Quinto, Via dei Savornian è una strada privata aperta a pubblico transito. Ora, questo che cosa significa? Che sulle strade di questo tipo qui possiamo sì fare, anzi siamo tenuti a fare in quanto amministrazione, la tutela, la salvaguardia della pubblica incolumità, quindi anche opere da intendersi che vanno oltre il pronto intervento, opere di manutenzione ordinaria estese, quindi tappeti di usura, sistemare le ciliegiature sconnesse, fare la pulizia delle caritoie, fare tutta questa serie di operazioni. Ma la natura giuridica del bene non consente di farci sopra piano investimenti. Questo perché? Ma non è, come dire, burocrazia, sono regole da rispettare. Cioè, fare piano investimenti significa che l'amministrazione pubblica spende dei soldi dei cittadini su un bene del quale deve poi attestare un incremento di valore patrimoniale. L'incremento di valore patrimoniale su un bene privato non si può fare, perché il bene è privato, quindi non si può portare avanti una scheda di piano investimenti su una cosa che non è di proprietà pubblica. Questa è una regola, non sono capricci burocratici, è una regola che serve a impedire che il patrimonio pubblico, in qualche maniera le disponibilità pubbliche, vengano impiegate in malo modo. Per risolvere questo, agganciato a questo ragionamento delle strade private aperte al pubblico transito, la Giunta ha fatto in passato una direttiva alla quale noi abbiamo temperato, di classificazione delle strade, con quale scopo, con quale utilità, quella di mettere in evidenza formalmente di fronte alla cittadinanza quali siano le strade private aperte al pubblico transito meritevoli di essere acquisite al patrimonio pubblico. E questa è un'operazione meritoria, nel senso che questo va fatto, bisogna cominciare a dire questa strada è assolutamente di interesse pubblico, va assolutamente acquisita al bene comunale con una procedura che comunque va sviluppata, va articolata. Una volta acquisito questo bene, sopra ci possiamo sviluppare riqualificazioni, manutenzioni straordinarie, cambio del calibro stradale, cambio anche dell'uso stesso della strada che potrebbe diventare appunto isola pedonale. Ma questa cosa si può fare appunto non prima di aver fatto questo passaggio. Le stesse difficoltà in quella zona le sta patendo il Dipartimento SIMU, perché da accertamenti fatti riguardo per esempio il costone di Via Icardi ha notato che una parte del costone sì è pubblica e ci hanno sviluppato un primo straccio di intervento, ma c'è un'altra parte che insiste su proprietà private, tanto che il responsabile del procedimento di quell'intervento sta procedendo per il secondo straccio ad aggregare anche una procedura di esproprio. Questo è quanto. Quindi non è, come dire, la cattiva volontà degli uffici, quanto uno stato di fatto che, rispettando doverosamente le regole, non possiamo bypassare così soltanto perché vogliamo farlo. Non è questo il punto. Le regole ve le ho appena spiegate. Noi siamo tenuti a fare, per giurisprudenza consolidata, interventi di salvaguardia della pubblica incolumità sul patrimonio privato aperto al pubblico transito. Ma il piano investimenti ci è precluso perché la natura giuridica di quel bene non è pubblica. Queste sono le motivazioni. Sul riguardo ai tempi, questa cosa della classificazione delle strade è stata già da diversi mesi inviata per il parere di competenza a Polizia Locale. Polizia Locale ci sta lavorando, adesso vediamo con che tempistica possono, come dire, uscire fuori da questa cosa.
io francamente tempistiche su quello che sta facendo Polizia Locale non ve ne posso dare, ovviamente. Al rientro di questa elaborazione dell'elenco delle strade valuteremo come poter procedere. Scusami Andrea, ma il piano di fattibilità che hai fatto tu su questo progetto riguarda Via degli Angeli, riguarda Via degli Angeli. Questo, questo non l'avevo capito, per questo ho chiesto. Pur di poter far partire la scheda, perché era volontà politica agire su quella, su quel circondario, su quel quartiere, poter agire. L'unico modo per far partire la cosa era questo, ma insieme a questo ragionamento andava sviluppato anche l'altro, che è quello della classificazione delle strade. Questa è una cosa ormai nota, nel senso che ci abbiamo lavorato diversi mesi, è stato un po' difficile uscirne fuori perché le strade private aperte a pubblico transito sono tantissime nel municipio, sono 500, quindi ne sta una quantità infinita. E adesso siamo al punto in cui è necessario fare un passaggio ulteriore. I tempi purtroppo non sono a nostro favore perché ci abbiamo dicembre alle porte, quindi non ci consente di essere rapidi in questo, ma d'altronde sapete, il carico di lavoro nostro è abbastanza elevato, ci stiamo barcamenando in mezzo a tante difficoltà a portare avanti tutto. Perfetto. Pensavamo ad una cosa, no? Che magari, essendo credo un tempo una strada consortile, che doveva in qualche maniera essere passata al comune, forse da qualche parte ci potrebbe essere diciamo una qualche documentazione che certifica che magari la strada è già del comune, magari c'è un rogito da qualche parte. Guarda, intervengo rapidamente sul fatto del consorzio di Via degli Angeli. Una parte di Via degli Angeli è consortile e su quella stiamo cercando di calendarizzare, se possibile, un incontro con il consorzio, perché il consorzio è assolutamente favorevole a cedere la proprietà all'amministrazione. È una cosa che, della quale ne ho parlato per email, ci siamo rapportati con l'assessore Capoccioni, adesso dobbiamo trovare il modo di procedere e andare avanti con la immissione in possesso. È anche quella una procedura che richiede alcuni adempimenti, ma occorre tempo per svilupparla. Una parte però, attenzione, di Via degli Angeli, non tutta, soltanto una parte. Ok, no, io intendevo invece su Via dei Savornian, che dalla documentazione abbiamo in rete risulta SPA, prima i signori qui mi hanno parlato del consorzio Villa Certosa, mi pare si chiamasse, e quindi praticamente pensavo che come è successo, ad esempio, ora ti parlo di Tor Tre Teste, dove veramente anche l'architetto Mazza ha inviato una nota protocollo, non so se sei riuscito a leggerla, in cui chiede, diciamo, una disponibilità da parte del municipio per fare l'emissione in possesso e la presa in carico di un'area che dal consorzio di Tor Tre Teste, diciamo, è già del comune di Roma, però non risulta. E allora mi chiedevo se una situazione analoga potrebbe essere successa magari su Via dei Savornian, per cui così come quell'area, diciamo, che sta davanti a Via Tovaglieri, diciamo, di fronte all'ex Ecomostro, è nostra, ma la dobbiamo ancora prendere in carico e fare la missione, diciamo, in possesso, pur essendo sul rogito del consorzio di Tor Tre Teste, perché evidentemente non sono stati fatti a suo tempo, tanti anni fa, tutti i passaggi. Magari una situazione simile potrebbe essere successa pure su Via dei Savornian. Questa era la mia domanda, magari dove potremmo chiedere al patrimonio, se Dipartimento Patrimonio, se ci danno una mano anche su questo. Guarda, a me non risulta un passaggio, un'emissione in possesso su Via Savognano, a me non risulta, francamente. Ma possiamo approfondire la cosa, senz'altro, fare richieste specifiche alla Conservatoria del Patrimonio e quindi approfondire la cosa, senz'altro. Ma allo stato, negli ultimi 5 anni che sono qui responsabile delle strade, non mi risulta un'emissione in possesso. Io non ho mai partecipato all'emissione in possesso per Via Savognano. Questo è quanto. Poi possiamo approfondire, ovviamente, nel senso, si fa tranquillamente, consulteremo il dipartimento per verificare se è vero che c'è un documento simile.
lo verifichiamo. Sì, non ricordo qual era il consorzio, Claudio. Sì, ma consorzio. Il consorzio di Savognano, diciamo, non quello degli Angeli, quello. Allora, il consorzio era nato nel 1985, riguardava il consorzio di Villa Certosa, abbiamo così dominato, che comprendeva un'area abbastanza estesa dove erano comprese le palazzine costruite che vanno su via di Porta Furba, che dovevano essere palazzine e parcheggio per il rifacimento di tutta la zona. Ma questo è in qualche modo andato a male, insomma, non siamo arrivati a nulla. Diversamente, quindi siamo rimasti così e quindi, siamo rimasti con questa situazione qui a Via de Savornian, che dagli atti che ho io risulta pubblica, diversamente da quanto dice il tecnico, che sicuramente è più competente di me, però io ho degli atti che dicono che dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma Territorio, la strada risulta pubblica a tutti gli effetti, però ognuno deve fare il suo lavoro. Certo, dire proprio così, ognuno fa il proprio lavoro, altro. Su questo sono d'accordo, ognuno fa il proprio lavoro. Non sto dicendo nient'altro che affermando e leggendo quello scritto su una carta, appunto. Però voglio dire una cosa. Voglio dire una cosa. Benvenga questa verifica da parte del Dipartimento Patrimonio del Comune di Roma, ma deve essere fatta in tempi celeri, in modo che noi comunque siamo dentro questo documento di fattibilità, altrimenti stiamo parlando di un nuovo fallimento per noi. Quindi io capisco tutto quanto, anche qui come scritto Via degli Angeli, dove Via di Torpignattare, Via di Savornian, dove Via di Savornian viene nemmeno nominata, però c'è un po' di confusione, diciamo, quindi se Via di Savornian deve rientrare in questo piano, come diceva la direttiva di giunta numero 21 del quinto municipio, con il piano dello storico quartiere di Villa Certosa, c'è scritto tutta questa cosa, lo storico quartiere di Villa Certosa riguarda Via de Savognani e le vie di vetro, mentre Via degli Angeli e tutta quella zona era Borghetto, Villa Certosa, cosiddetto Borghetto, che è rimasto ancora in piedi qualcosa, ancora in piedi a tutt'oggi, quindi. Borghetto degli Angeli. Allora, grazie Claudio, scusate, comunicazione di servizio. Allora, noi dovremmo chiudere alle 11, mancherebbero pochi minuti. Spero che magari Corrado mi conceda 4-5 minuti in più, anche perché per quanto riguarda i verbali, magari, non so se oggi faremo in tempo, però se la commissione li legge, la prossima... Presidente? Sì. Sì, possiamo chiudere 11:05, abbiamo 10 minuti, quindi se ci sono degli interventi brevi. Brevi. No, volevo dire alla commissione di leggere i verbali e di fare come si fa in altre commissioni, dato che i verbali credo siano stati caricati, o se non lo sono li caricheremo, se puoi caricarli, in maniera che se non li facciamo oggi, la settimana prossima leggeremo solo, diciamo, il titolo e il numero del verbale e si passerà alla votazione. Quindi sarà compito vostro leggerli in maniera nei giorni precedenti, come si fa nelle altre commissioni, perché altrimenti perdiamo veramente ore e ore per la lettura del verbale. Non sono ore perse, certamente, però per velocizzare, dato che ne abbiamo un po', così come si fa in commissione bilancio e in altre commissioni, sarebbe opportuno fare così, leggere il numero del verbale, il titolo, poche cose e andare subito in votazione. Se siete d'accordo possiamo fare anche oggi, se no procederemo in questa maniera dalla prossima settimana. Non so se... La prossima settimana, perché adesso non ci sono i tempi e non so se tutti i consiglieri hanno avuto la possibilità di leggere il verbale e soprattutto... Non credo, quindi faremo per la prossima settimana. C'è la mano alzata di Paola Tartabini, non so se è rimasta da prima, e poi il consigliere Veglianti, e poi quindi se vuole fare una replica il funzionario Conti. Claudio, devi dire qualche altra cosa?
No, in realtà volevamo sapere le tempistiche per un'eventuale risposta o verifica di quello che ci stiamo, insomma, dicendo adesso. E, sì, insomma, perché noi appunto abbiamo questo documento che abbiamo girato nella mail, esatto, che è dell'Agenzia delle Entrate, dove risulta stata pubblica. Quindi magari se uno potesse fare un controllo celere, abbiamo anche i tempi, se riusciamo a rientrare o meno in questa progettazione dell'isola ambientale, che per noi è fondamentale, insomma, aspettano risposte dal quartiere. E quindi se ci potete riconvocare, quando, che tipo non so di... Non so se Andrea Conti, mentre è in videoconferenza, riesce anche a leggere magari questo documento, perché magari glielo giro e così lui sicuramente ci saprà dire di che si tratta, insomma. Sì. Te lo mando al volo. Sì. Grazie. Andrea Conti per mail, così diciamo vedi se è utile, insomma. Esatto, quindi o ci spieghi che significa, magari se già esatto. E comunque chiediamo se eventualmente non si chiarisse adesso il dubbio, insomma, un'altra convocazione per la risposta breve. Certamente non molliamo così, insomma. Io avrei una domanda per Andrea, però c'era anche consigliere Viglianti. Intanto faccio una domanda per Andrea, se la prepara. Come ci hanno detto i nostri concittadini del Comitato Villa Certosa, ma in caso ci siano dei ritardi, noi comunque non perdiamo comunque il finanziamento. Magari, ecco, sentiamo Stefano brevemente, anche lui, e poi ci rispondi. Sì. Prego, Stefano. No, io solo una cosa, perché come Andrea sa, io ho seguito quando appunto era assessore la questione che riguardava la realizzazione del sistema fognario lì a Villa Certosa, a Via De Savorniana, eccetera. E ricordo che su alcune strade ACEA non posò la fogna, proprio perché risultavano private. Ora, poi diciamo, Villa Certosa, diciamo, è sicuramente un'enclave molto, ma molto complicata e articolata, insomma, quindi naturale che non ci sia, diciamo, proprio come dire, non è proprio il luogo più adatto per la chiarezza riguardo, appunto, proprio perché è stato comunque un quartiere che è cresciuto in maniera disordinata, tra l'altro nei primi del Novecento, quindi, e non a caso era oggetto del piano di recupero. Quello a cui facevano riferimento appunto prima sia Claudio che mi ricordo che chi l'ha detto oltre Claudio, appunto il cosiddetto piano di recupero degli anni Ottanta, poi è fallito proprio perché è venuto meno tutto il processo, diciamo, che doveva portare alla realizzazione, diciamo, delle case parcheggio lì dove è sorto, diciamo, il complesso Villa Berta, e conseguentemente le dimensioni, diciamo, di tutte quelle case, che soprattutto quelle che stanno attaccate praticamente al muro perimetrale delle ferrovie, cioè quella via Centocatti, eccetera, eccetera. Tra l'altro, la venuta meno del piano di recupero fece sì che alcuni cittadini furono comunque trasferiti, perché una parte in realtà, se non vado errato, Pippo Giuffrida stesso, che è uno dei cittadini di Villa Certosa, proprio perché il piano doveva andare in attuazione, trasferito, non mi ricordo bene adesso in che zona, diciamo Tiburtino, eccetera. E questa vicenda è una vicenda, purtroppo, che chiaramente ha, come ho detto, una complessità particolare, però mi sembra strano, e a questo punto io chiederei anche ad ACEA riguardo lo stato della proprietà, mi sembra strano che ACEA abbia, diciamo, posato una fogna pubblica, tra l'altro, e con accordo con il Comune di Roma, perché il Comune di Roma finanziò il progetto, ben 6 miliardi di lire, quindi 3 milioni di euro attuali, e tant'è vero che poi ACEA fu costretta a chiedere la servitù di transito, invece di sì, l'area è privata sul famoso costone dove
poi erano posizionate le scalette, sapete bene poi tutta la vicenda delle scalette, quanto è stata complicata e sofferta per tutti quanti noi. Quindi anche credo Acea abbia diciamo, un stato aggiornato forse della questione dello stato giuridico dei quei luoghi. Ok, grazie. Sì. Andrea, allora, volevo chiederti poi pure un'altra cosa proprio in chiusura. Sì. Prego, grazie Andrea. Allora, questo documento qui è un documento che comprova soltanto la questione, per così dire, fiscale, lo sappiamo, no? Quindi non è che attesta una proprietà. Questo non attesta proprietà. Quindi la proprietà viene attestata con rogiti notarili e con l'immissione in possesso all'amministrazione comunale. Quindi l'ente che si occupa dell'ufficio che si occupa di certificare se quel bene è stato acquisito al Comune di Roma è il Dipartimento del Patrimonio. Quindi questo documento può anche non servire, cioè non ci dà delle certezze, ci dà un'indicazione ma non ci dà delle certezze. Quindi la richiesta la facciamo subito, stamattina stessa facciamo la richiesta con foglio indicativo, il foglio indicato e il toponimo della strada. Facciamo la richiesta al Dipartimento del Patrimonio e credo che nell'arco di una settimana lavorativa il Dipartimento potrà risponderci, poi lo solleciteremo anche per telefono, non è un grande problema. Quindi questa è l'iniziativa che assumiamo noi oggi. Come mi sento anche da Viglianti, ci sono già state, no, criticità riguardo a questo tipo di approccio, no, su quella parte di territorio. E purtroppo se il bene è privato, talune cose non sono fattibili, altre sì, tutte quelle che attengono il pronto intervento sì, l'ordinaria manutenzione, l'illuminazione pubblica, la raccolta delle acque meteoriche viene gestita cercando di impedire allagamenti, ma quello che riguarda la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, segue altre regole, tutto qua. Andrea, io ti ringrazio, quindi insomma diciamo... se puoi tenerci aggiornato, se puoi, riguardo questa cosa, insomma, di non so se puoi metterci pure in copia nella lettera, altrimenti comunque ci sentiremo. Certo, senz'altro. Io volevo chiedere una cosa che invece magari su questo, e poi chiudiamo perché veramente siamo fuori, su questo so che il comitato Villa Certosa, me ne hanno parlato più volte perché ci conosciamo abbastanza bene con le persone che sono presenti. Noi abbiamo una linea, anche se esula un attimo fuori dal discorso, però abbiamo una linea che costeggia proprio la ferrovia e che potrebbe essere utilizzata per un passaggio che va da Via degli Angeli, praticamente proprio in concomitanza quasi con la fine di Via di Savorgnane, forse un pochino spostato sulla destra, e arriva fino a Via di Villa Berta. E questo potrebbe essere, magari se è possibile effettuare una visura anche d'ufficio, nel senso magari non così approfondita, ma almeno diciamo quelle che possiamo fare lì in municipio, per vedere un pochino la proprietà, che forse è di ferrovie, però non siamo sicuri, perché se noi riuscissimo a fare un passaggio pedonale da lì sarebbe una cosa eccezionale, perché i cittadini potrebbero arrivare praticamente direttamente sotto a via a Villa Berta senza passare per Via degli Angeli, che tra l'altro è abbastanza insomma stretta e pericolosa per i pedoni. Poi credo che ancora oggi manchi uno specchio che si trova all'angolo di Via degli Angeli in concomitanza con un cantiere, non so se sia rotto col cantiere o altro, magari Claudio se lo ricorda meglio di me, se ancora manca quello specchio te lo dico, perché è uno specchio che sta all'angolo a gomito, se è possibile mandare qualcuno poi a ripristinarlo, perché quando nel doppio senso di Via degli Angeli in quel gomito non si vede nessuno. Io ho concluso, avrei milioni di cose da dire, ma purtroppo i tempi sono questi. Manca anche lo specchio comunque. Manca lo specchio ancora? Manca anche. Allora, sì, una cosa, per salvare il finanziamento a noi occorre soltanto... pubblicare la gara che riguarda l'IPE, l'affidamento del professionista, quindi per avere salvo il finanziamento dei lavori
sarebbe sufficiente andare avanti con il ragionamento del professionista entro la fine dell'anno. Quello già ci consentirebbe di aver salvo il finanziamento in toto. Tutto qua, la precisazione. Allora, insomma, spero che ci riusciamo. Saluto gli ospiti per la prossima settimana. Insomma, ricordatevi di leggere i verbali che sono caricati o che saranno caricati, che sono stati caricati oggi, in maniera che poi andiamo molto veloci. Io ringrazio il funzionario Conti per essere intervenuto. Come sempre, confidiamo in te, anche se hai 70 ripetere. Ci proviamo. Ringrazio il comitato di Villa Certosa per essere intervenuto, Claudio, Raffaele. E la signora adesso Silvia. Scusami Silvia, e tutti i consiglieri e questo penso che posso dirtelo perché mi è arrivata adesso una mail che la rigirerò da parte del comitato Villa Certosa per l'occlusione di alcuni condomini stradali che si trovano lì in, diciamo, concomitanza da Via dei Savognani di tutte le strade limitrofe, e praticamente a causa di questa occlusione, e credo che essendoci anche dei lavori di sottoservizi, magari la giro sia a te che a Marcari, perché magari potremmo approfittare in alcuni casi anche delle ditte che sono lì per chiedergli di ripristinare alcuni tombini, alcune caditoie, insomma, non lo so. Guarda, no, non credo che i pubblici servizi facciano questa operazione perché è una cosa che non fanno. Non compare. Magari per errore di esecuzione dei loro interventi vadano a interferire con le reti di acque meteoriche. Lo facciamo fare noi, tanto ci abbiamo già aperto un ordinativo per la pulizia delle caditoie col canaggetto, ne abbiamo fatte già diverse, aggiungiamo anche lì le Savognane. Scusi Presidente, in modo particolare volevo segnalare quelle che da Via dei Savognani vanno verso Via Filarete, perché il problema grosso è lì, perché lì l'acqua, non ricevendo l'acqua, le caditoie, come ho detto prima, vanno, l'acqua va a defluire sul quel pezzo di terra che prima o poi corrodendosi andremo giù. Ecco, vabbè. Noi cerchiamo di farla comunque tutto il tratto, insomma, quello grazie. Che c'è probabilmente avremo necessità di mettere un divieto di sosta per fare l'accosto del mezzo, quindi probabilmente dovremmo chiedere una termine di traffico. Vediamo se riusciamo a farne già qualcuna senza divieto di sosta e poi ci organizziamo e faremo tutto. Grazie mille. Ho girato adesso il documento che mi ha inviato il Comitato Villa Certosa che riguarda proprio questa problematica. Questa va bene. Allora, grazie a tutti, grazie veramente e buona giornata. Grazie anche, saluti anche a Silvia. Buona giornata a tutti. Ciao. Buona giornata. E 10 interrompiamo la registrazione, grazie. Grazie, Corrado.